La manifestazione avrà al centro proprio le risposte che chiediamo vengano fornite alla crisi, al dramma dei licenziamenti, di chi perde il posto di lavoro, dei tanti giovani precari che vengono lasciati a casa e non hanno assolutamente niente. E per loro, per primi, anzitutto chiediamo che venga data un'indennità capace di garantire un reddito. In secondo luogo, ci mobilitiamo e stiamo svolgendo le assemblee chiedendo il voto anche ai lavoratori per sconfiggere un'intesa separata sui contratti che riduce il potere d'acquisto dei salari a partire dal contratto nazionale. Non si può pensare che gli unici soggetti che debbano pagare le varianti del prezzo del petrolio con un'inflazione senza il petrolio debbano essere i lavoratori dipendenti. E in ogni caso bisogna immaginare che prima della crisi i profitti sono cresciuti e i salari sono diminuiti. Ora bisogna usare la crisi perché se ne esca difendendo di più e meglio il lavoro e difendendo di più e meglio il salario. Il governo in questo frangente, diciamo, è l'ultimo in Europa, investe di meno, fa molta propaganda, non affronta concretamente il dramma dell'occupazione e dei giovani precari. Per tutto questo noi saremo in piazza il 4 di aprile e sarà probabilmente, sicuramente, la più grande manifestazione della storia repubblicana. È un errore aver fatto un accordo separato. La divisione non aiuta e non serve ai lavoratori e neanche al sindacato. Noi ci batteremo per ricostruire un'unità e per superare le divisioni. Farlo vuol dire però sapere che bisogna sconfiggere quell'intesa separata, bisogna ricostruirla sulla base di un accordo sulla rappresentatività reale dei sindacati, sulle regole di democrazia in cui i lavoratori votano e per questa via saper costruire un'unità più solida, più duratura e capace anche di non oscillare ogni qualvolta si ha opinioni diverse.